Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, questa è un'occasione particolare, abbiamo avuto il piacere di ospitarla in una delle sale più prestigiose del Senato della Repubblica, la sala della biblioteca Giovanni Spadolini. È un vero piacere ospitare oggi questo dibattito su questo tema in particolare. I rapporti tra l'Italia e la Tunisia sono rapporti antichi che vanno rinnovati nella comprensione di questioni essenziali. La prima, noi crediamo che l'appartenenza all'Unione Europea dell'Italia trovi maggiore forza e maggiore ragione nel fatto che l'Italia appartiene al grande popolo che si affaccia sul Mediterraneo. Popoli diversi, con storie diverse che hanno attraversato in questi ultimi mesi fasi difficili ma anche esaltanti della loro vita politica. Ho visitato la Tunisia qualche mese fa, prima delle elezioni politiche, e se dovessi descrivere lo stato d'animo di quel popolo, direi che era un popolo orgoglioso di sé stesso, del grande straordinario lavoro che era stato fatto durante le settimane della rivoluzione, del fatto che si fosse trattato di una rivoluzione agita pacificamente, del fatto che esse avesse coinvolto uomini e donne tunisini, giovani e anziani tunisini, e che tutto questo in poco tempo stava dando vita al momento essenziale della fase costituente delle elezioni, con un senso di speranza e di affidamento su se stessi che era in alcuni tratti davvero impressionante, se non commovente. Io forse porto un di più, sono siciliana, la terra di Tunisia è una terra per me, come dire, compresa nel mio panorama geografico, e credo che l'occasione di oggi, con la visita graditissima del Ministro degli Esteri, sia una delle mille occasioni nelle quali costruire con saldezza il vincolo tra il nostro paese e la Tunisia. Chiedo scusa a tutti voi se non potrò fermarmi oltre questo brevissimo saluto iniziale, ma come molti di voi sapranno, i lavori del Senato sono in questi giorni particolarmente serrati, hanno oggetti particolarmente importanti per il futuro e la crescita del nostro Paese, in una crisi difficile, ma che abbiamo la speranza di superare, innescando processi di crescita e processi di sviluppo che in breve tempo, nonostante la difficoltà dei prossimi anni, porteranno di nuovo il Paese ad essere un Paese competitivo, forte e sicuro di sé. Orgoglioso, vorrei dire, dello stesso orgoglio con i quali gli amici tunisini che ho incontrato qualche mese fa hanno segnato anche la mia idea stessa, di quel popolo e di quella, terra. Buon lavoro a tutti, dunque, mi dispiace lasciarvi, ma non dubito che ci saranno molte altre occasioni nelle quali il Senato della Repubblica continuerà a tessere dialogo con le istituzioni della Tunisia.